quello che ci è trasmesso non è la ricetta o il lavoro in sé, ma è l'amore per la farina. In teoria siamo un punto di riferimento per il paese. Non nascondo le tecniche di lavoro a nessuno, ecco, non sono geloso delle mie ricette, non sono geloso delle mie tecniche di lavoro, anzi, quando trovo qualcuno che mi chiede alcuni segreti, io sono solo orgoglioso di me stesso, che almeno significa che io lascio il segno. Io non cerco di insegnare il lavoro, ma di insegnare la passione per il lavoro. Di là, ecco, della vendita del pane, mi sono orgoglioso se qualcuno mi chiede le ricette. La cosa bella, ecco, la cosa bella di questo nuovo sistema di cottura, di questi Linox Nabu, è proprio il fatto che quando il pane è lievitato lo può infornare chiunque. Ormai abbiamo creato i nostri programmi di cottura, abbiamo creato in base alle pezzature un proprio programma, lo può infornare chiunque, lo posso infornare io che sono il pioniere, come lo può infornare magari la Marica, come lo puoi fornare anche un semplice neofita del mestiere, perché la tecnologia ci permette proprio questo. Mi vanto di avere un pane cotto al centro e mi vanto anche di avere un pane uniforme nella cottura. Questo non si ottiene con altri forni, questo lo garantisco, perché nei forni dei nostri colleghi, i vecchi Platea, abbiamo dei piccoli fetti di cottura. E la cosa importante ci ha permesso di economizzare il prodotto. Andiamo quindi andiamo a sfornare piccoli carichi che grossi carichi di pane, senza mai andare a intaccare quelli che sono i costi giornalieri del forno, perché io non ho mai spento i forni, io li accendo la mattina alle 4 e li spengo la sera alle 20, senza mai andarli a fare un orario continuato. Magari noi ci andiamo a riposare, ma i forni continuano a lavorare. Secondo me, quando noi al cliente diamo un prodotto caldo, appena sfornato, è come se garantissimo la qualità e diamo al cliente un senso di affezionamento, un senso di importanza al prodotto stesso. Il pane trasmette quello che sono io, insomma, se il pane è buono, forse.